Vabbè, la fase di screening può essere più o meno interessante a seconda di quanto vi piace il mondo dell'e-commerce, andare a vedere già chi ha l'e-commerce, chi non ce l'ha, chi può essere interessato a vendere su Facebook, chi è più social o no. Chiaramente la vendita su Facebook è maggiormente indicata tipicamente aziende che hanno già un e-commerce, che hanno tanti fan, ma che non stanno sfruttando la potenzialità di vendergli i prodotti, no? Però dipende molto da quanto uno è interessato a questo mondo, a quello quindi dei social media e dell'e-commerce messi insieme. Ma invece una parte che penso che sia molto interessante, comunque per un lavoro, se qualcuno vuole lavorare facendo proprio business development di mestiere, è quella di cercare di ottimizzare in qualche modo l'approccio al cliente iniziale, quindi cercando di capire il modo migliore per poterli contattare sulla base della tipologia di persona da un lato e delle competenze effettive dall'altro, no? Quindi quello che stiamo facendo ora, ripeto, è un'attività veramente molto recente, però stiamo cercando di fare varie mail e tuning, diciamo, delle stesse, con dei test basati proprio su quanti rispondono su quella tipologia, su quella struttura di mail, quindi a volte che spiegano un po' di più, a volte che spiegano un po' di meno, a volte solo di 2 righe, a volte che abbiano dentro un'immagine piuttosto che mandare la presentazione o non mandare la presentazione, insomma, su tutte le varie casistiche dove comunque vediamo il feedback che c'è per poi continuare su una o sull'altra oppure iterare solo su una piuttosto che eliminarla. Quindi diciamo, una parte del lavoro è quella di screening, un'altra è quella di contatto, poi chiaramente una volta contattati si passa, cioè siamo noi tipicamente che andiamo a incontrarli.